nostri piedi giace un altro mondo. Perché doveva nascere l'operaio? Se non l'avessi notato, noi formiche guidiamo la giostra. Siamo i signori della terra. Un mondo proprio come il nostro. Bene ragazzi, 6:15, è ora di ballare. Non vuoi la tua vera Daphne? Chiamami pazzo, ma mi fa senso avere dal popò di un'altra creatura. Come preferisci. Zeta era uno dei tanti volti tra la folla, finché un giorno lei entrò nella sua vita. Ciao, vuoi ballare? Assolutamente. Perché tutti devono ballare allo stesso modo? Sai, è una noia mortale. Non è divertente. Sei una principessa, quando posso rivederti? Mai. Addio. No, aspetta. Oh, Weaver, devi scambiare il posto con me, solo così posso vedere la principessa Bala. Principessa Bala! Principessa Bala! E sono io! Sappiamo che il nemico termite si è mobilitato. È impazzito. Sono fiero di mandarvi in battaglia. Scusa, in battaglia? Ora il destino farà di lui un eroe. Un soldato è riuscito a tornare. Tu sei quello del bar. Un operaio ha ballato con la mia fidanzata. Arrestato. Ehi, un momento. Lasciami andare. E lo trascinerà in un'avventura. Al di là dei suoi sogni più sfrenati. Così fa fuori un centinaio di termiti. E vada bimba da mamma, si becca la principessa. Non ci posso credere, hai cercato di spacciarti per un soldato. Il trucco è non aver paura. E sta per scoprire che le sfide del mondo esterno... Aiutami, Bala! ...sono l'ultimo dei suoi problemi. Mi ha rapito lo scemo del villaggio. So quasi esattamente quello che faccio. Mi piace. Ma risparmieremo energie per riportarla. Attenta! Una formica... Zeta, aiutami! ...si solleverà su tutto... per provare che lui è uno su un milione. DreamWorks Pictures e PDI presentano... Pare che sia la fine, proprio quando cominciavi a piacermi. Zeta la formica. Prossimamente al cinema.